Amici di Super J, buongiorno, ben svegliati. Oggi mercoledì 28 febbraio, l'ultimo giorno di questo mese, il più corto dell'anno, ma che ci ha regalato l'inverno vero, quello fatto di temperature rigide. Questa mattina, arrivando qui, insomma, abbiamo trovato meno 7, quasi siamo alla soglia del freddo polare, ma c'era un bell'albeggio. Sarà l'ultimo colpo di coda di questo inverno, staremo a vedere, perché poi le previsioni danno ancora maltempo per la giornata odierna, anche se affacciandosi fuori insomma non dovrebbe essere così, però vedremo se verranno confermate le previsioni. E poi dal prossimo fine settimana le temperature torneranno a rialzarsi. Tra poco andremo a sfogliare le pagine del quotidiano Il Centro e quelle della città, però vi ricordo che nella seconda parte di prima mattina avremo il nostro ospite. Si tratta del vice sindaco di Roseto che torna a trovarci, Simone Tacchetti. Con lui faremo un po' il punto della situazione in virtù anche di quello che è accaduto a seguito del maltempo. Roseto che ha affrontato bene l'emergenza neve, ma soprattutto ci focalizzeremo sulla questione parcheggi, perché ci sono importanti novità per i parcheggi a pagamento, le strisce blu a Roseto, ma ne parleremo più tardi con appunto il vice sindaco Tacchetti. Il buongiorno arriva anche da Cristian De Luca questa mattina in regia. Allora iniziamo subito a sfogliare le pagine del quotidiano Il Centro, andando a leggere la prima. Il titolo principale a tutta pagina riguarda il delitto della pittrice Renata Rapposelli. Indizio rafforza l'accusa. Il giallo di Giulianova, il terriccio trovato sulla macchina può inchiodare i Santoleri. Poi andremo a leggere all'interno la fotonotizia. La A14 chiude, 2000 tir invadono le strade. Ieri sera infatti c'è stato un bel po' di disagio per gli automobilisti lungo la SS80 e lungo la statale Adriatica. Le celebrazioni per D'Annunzio, libri, film e convegni sul Vate per gli 80 anni dalla sua morte. Altre notizie: via libera a nuove case nell'area ex ADS Foma, nella zona sud di Giulianova, quindi a ridosso del quartiere Annunziata. E poi strisce blu a Roseto, cambiano le tariffe. Ecco qua, infatti, quello che stavamo dicendo poco fa, poi parleremo con il vice sindaco. Il Centro dedica anche due pagine in vista delle prossime elezioni, fa un po' il punto della situazione sui vari collegi e i seggi nei comuni dove verranno allestiti, e poi si parla appunto delle elezioni politiche a livello nazionale. Andiamo però alla cronaca amministrativa. L'economia regionale, in vigore le zone economiche speciali, crediti di imposta fino a 50 milioni, tempi e oneri dimezzati per chi investe nelle aree retroportuali di Ortona e Vasto. Cambio ai vertici della SIED, Silla il nuovo presidente, la società italiana di endoscopia digestiva. E poi Colonna, la commissione via, chimico esperto di tematiche ambientali prende il posto di Pink, valutazione di impatto ambientale dunque ha un nuovo responsabile. Siamo già a Teramo, eccoci qua, il gruppo di Giacinto rilancia, la CR raddoppia e investe 25 milioni di euro. Da aprile apre una seconda industria che produce plastica delle vaschette per alimenti, previsti 35 posti di lavoro, e il che non è poco soprattutto in un periodo in cui la crisi si è fatta sentire. È radicata sul territorio e dà risposte occupazionali, queste le dichiarazioni del sindaco di Castellalto Vincenzo Di Marco. Poi ASL, concorso per 11 posti da impiegato, il direttore generale Fagnano delibera il bando e dice ci aspettiamo migliaia di domande. Bilancio, c'è un altro mese di tempo, slitta a fine marzo la scadenza per approvare il preventivo. Il commissario Pizzi, non farò nulla di sconvolgente. Teatro Romano, Canzio replica ad Alberto, il progetto del 2010 e del centrodestra. Celebrata la festa di San Gabriele, la sfida dei fedeli al gelo. Ieri era appunto il 27 febbraio, giorno in cui si ricorda la morte del santo d'Abruzzo. Team, calcoli sbagliati per il saldo della Tari, errori negli avvisi inviati tramite posta elettronica certificata, che ha pagato o otterrà, riavrà dunque il conguaglio.
Le Uzzi, Gesù trasforma la nostra vita. Il Vescovo incontra in cattedrale i giovani della diocesi per la consegna del Vangelo di Marco. Il presule indice per l'11 marzo, la domenica della Carità Samaritana, con offerte all'Emporio della Caritas. Spacciatore di soldi falsi arrestato a Montorio. Giovane fermato dai carabinieri dopo aver rifilato 100 euro fasulle a un tabaccaio. Si cerca il complice con cui ha tentato di fare acquisti anche in una profumeria. Avviata intanto la fusione delle due camere di commercio e domani a Roma il ricordo di Franchi, illustre musicologo. L'ondata di maltempo. L'esercito di 2000 tir intasa le strade, mezzi pesanti fuori dai caselli a causa della A14 bloccata nelle Marche, scortati dalla polizia fino alla barriera di Basciano. Oggi riaprono tutte le scuole, nel capoluogo riprende la raccolta dei rifiuti. A Prati di Tivo nella notte meno 15, la massima 2 gradi. Allora, per quanto riguarda la raccolta differenziata, si riparte a Teramo, mentre negli altri territori, pensiamo ad esempio a Giulianova e Roseto, la raccolta non è stata sospesa, è andata avanti anche con la presenza della neve e del ghiaccio. La provincia, la CISL, noi soldi per le scuole li spendiamo tutti, polemica sull'edilizia scolastica. L'elenco delle opere, finora sono stati avviati lavori per 14 milioni e mezzo di euro. Cambiamo pagina, restiamo sempre nel Teramano, ma parliamo del delitto di Renata Rapposelli, il giallo della pittrice. L'esame del terriccio rafforza le accuse per i rissi. Le tracce trovate sull'auto dei Santoleri sarebbero compatibili con il luogo in cui è stato trovato il corpo. Ricordiamo che il marito, l'ex marito e il figlio sono indiziati in qualche maniera del delitto della pittrice. Zennaro, in città un fondo per le imprese. Verso il voto il candidato grillino lancia l'idea di una struttura di sostegno alle piccole e medie imprese. Anche il centro chiaramente segue gli sviluppi di questa campagna elettorale che si sta per concludere. Ricordiamo, si voterà il 4 marzo prossimo. Controguerra. Può cominciare la ricostruzione post-sisma 2009. Le pratiche degli edifici lesionati del centro sono rimaste ferme per anni negli uffici giudiziari a causa di inchieste e processi su presunte truffe, ma ora sono state restituite al comune ed è chiaramente soddisfatto il sindaco Franco Carletta, che può dare il via agli interventi sul territorio. L'ex sindaco e preside Caputi porta a scuola canzoni e letture. Ignazio Caputi. Con la musica i ragazzi sono più coinvolti sui temi attuali, la politica non mi ci ritrovo più. Siamo in Val Vibrata, Alba Adriatica, Martinsicuro, Tortoreto, la pagina della Costa. Elezione, il PD gioca su due tavoli tra dissidenti e tensioni interne. Ad Alba la linea della segreteria punta a recuperare i fuoriusciti con Marconi possibile candidato sindaco. Nell'ala maggioritaria però è sfida tra Colonnelli, Ciccarelli e Di Marco, dubbi anche nel centrodestra. Martinsicuro, partita la procedura per la rotonda lungo la statale 16 all'incrocio con via Colombo e via dei Colli. Ricaricano la Postpay senza pagare, sono stati denunciati due rosetani. Andiamo avanti, a Martinsicuro Vagnoni spiega la differenziata ai cittadini e poi evento di Casa Pound, il PC accusa uno sfregio dare l'aula consigliare, il sindaco rispettata la legge, questo a Tortoreto. Poi ancora dal Adriatica, approvato l'ultimo bilancio, tasse invariate, sconti Tari. Torniamo a Giulianova, via recupero delle aree ex ADS, Acciaierie del Sud e FOMA. La giunta dice sì alla convenzione con le Coop che costruiranno gli alloggi e in cambio riqualificheranno il quartiere. Un intervento tra l'altro piuttosto atteso. Dopo incontro per il futuro di Corso Garibaldi, c'è questa iniziativa per fare un po' il punto della situazione sul centro storico di Giulianova, iniziativa dei Lions, oggi la conclusione del corso per docenti alla De Amicis. PD articolo 1 verso lo scontro frontale, tassa di soggiorno, idem a Rocin, consiglio ognuno si assuma le proprie responsabilità. Il permesso a Casa Pound fa litigare le forze di sinistra, potere al popolo attacca ancora il sindaco, libere uguali, replica, volete fare solo sensazionalismo.
E ci spostiamo adesso a Roseto, strisce blu, un euro l'ora e festivi gratis. Le nuove regole: si potranno pagare anche 5 centesimi per pochi minuti, ma saranno eliminate sulla statale 16 nord. Qui c'era stata una polemica perché la presenza dei parcheggi sul lato est e l'assenza invece di quelli gratuiti sul lato ovest, insomma, aveva in qualche modo penalizzato le attività presenti in zona. Intanto arrivano 1,6 milioni chiesti da Pavone, stanziati i fondi del bando delle periferie, serviranno per alloggi pubblici, scuole e impianti sportivi. Un calendario con le immagini della vecchia Rosburgo, il progetto del centro filatelico Emidio Di Lario, l'iniziativa di Emidio Di Lario, presidente del centro, assieme al giornalista Luciano Di Giulio. Individuati punti di raccolta degli scuolabus nelle frazioni, sempre a Roseto. E poi andiamo sulla pagina di Atri Pineto Silvi, la mountain bike porta a Pineto 1500 sportivi, arriveranno a giugno per una gara internazionale all'interno di Parco Figliani. L'organizzatore Cesarini: sarà una boccata d'ossigeno per il nostro turismo. Quartiere dei Poeti, il parco è abbandonato e pericoloso. E poi Silvi, pali della luce pericolanti sulla statale 16, eccoci qua, il centro propone anche una foto, un po' come la situazione che riguarda i pali della luce sul lungomare di Roseto, lungomare sud. Leggiamo le notizie principali che arrivano dagli altri territori. Siamo a Montesilvano, case nuove senza servizi, scatta la petizione, il boom dell'edilizia. E poi le proteste, i residenti di Via Spagna attendono da 10 anni le opere di urbanizzazione, migliaia di cittadini costretti ogni giorno a percorrere strade senza marciapiedi. Pescara, riviere, via le buche entro la primavera, il comune annuncia lavori per 750.000 euro per rifare gli asfalti distrutti da pioggia e neve, il primo intervento ad aprile. A Chieti, l'affare dell'immondizia, adesso i rifiuti di Roma restano a Chieti, l'impianto Deco in contrada Casone si candida per il trattamento e anche per lo smaltimento di 30.000 tonnellate di pattume, l'impianto di Rodolfo Di Zio, che dovrebbe ottenere la gestione anche del CIRSU, ma la situazione ancora non si sblocca. Tragedia per il maltempo, ho trovato morto in casa, è stato il freddo. Carpineto Sinello, malore stronca sulla poltrona un operaio edile in pensione che viveva da solo. La scoperta fatta dai vicini. Sul Mona, eco Doppler, l'esame slitta di un anno. Al CUP, liste chiuse, prenotazioni rinviate al 2019. L'ASL si difende, sta al medico di famiglia a chiedere un iter più rapido. L'Aquila, cedimento del soffitto in chiesa, danno strutturale nascosto, ieri sopralluogo di carabinieri e tecnici dopo il sisma del 2016, eseguiti lavori parziali. Velocemente, Avezzano, morto sul campo di calcio, pagano anche FGC e Lega, condannate insieme all'amatori Aielli, mezzo milione ai familiari di Tofani, certificato medico falsificato dopo la tragedia, ecco le accuse del giudice. Andiamo a leggere adesso le notizie che riguardano lo sport. Leggiamo qualcosa che riguarda il Lanciano, l'ex Lanciano. Virtus concordato al 28% per evitare il fallimento, debiti per 11,1 milioni, il club ne propone 3,1. Il 12 aprile udienza con i creditori, dall'estate del 2016 la società svolge solo attività giovanile avendo affittato il ramo d'azienda, 8 anni di gestione per un passivo esorbitante. Nel 2008 la SS Lanciano era fallita per meno di 2 milioni di euro. Vero strano, insomma, una società che peraltro era approdata in Serie B e che stava disputando anche in maniera dignitosa i campionati di Serie B. Il Pescara, ieri giornata di Serie B, il Pescara però non ha giocato per il maltempo, per il freddo, il grido di Falco: Pescara devi usare l'attaccante, impensabile non centrare i playoff. Poi ieri il Frosinone, che ha pareggiato 2-2 a Cremona, stava perdendo 2-0. Comunque leggiamo le notizie che riguardano il Teramo dalle pagine del centro. Bifulco fa mea culpa, Teramo ho sbagliato ma guardiamo avanti, il portiere analizza il suo avvio con la maglia biancorossa, i tifosi rispondono a Campitelli: teniamo a questi colori. Sapete tutti della polemica che è nata nei giorni scorsi a seguito delle dichiarazioni del patron del Teramo Calcio.
Francavilla, stagione finita per Amenta. In Serie D il difensore KO per uno strappo muscolare. L'Aquila slitta il bilancio e poi rinviata mercoledì prossimo Vasto Girardi Real Giulianova, la gara di ritorno della Coppa Italia nazionale. Non si disputa, si doveva giocare oggi, non si disputa per via del freddo, della neve. Bomber dilettanti, Tarquini spinge il Lanciano, promozione da record. E poi il basket, io Roseto il basket, spero che gli Sharks centrino la salvezza. Il tecnico Trullo, 20 anni dopo la vittoria della Coppa Italia, mercato storto, matifero affinché rimangano in Serie A2. Capisco le difficoltà economiche, ma la programmazione non è stata adeguata. E poi Coppa Italia Serie B, amatori a caccia del trofeo, si parte venerdì contro Omegna. Velocemente il calcio a 5, Coppa Italia, oggi il sorteggio Alconi, rischio derby già nei quarti di finale. Karate, New Step, Francavilla protagonista ai campionati interregionali. Motori, Lamborghini punta su Caldarelli, correrà anche nella Sprint Cup. Bene, è tutto per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Andiamo a leggere adesso le pagine della città. Ecco qui la prima: Teramo salva l'Italia dalla paralisi, prefettura e stradale rimettono in moto i tir bloccati dalla neve diretti al nord, deviandoli su Roma. L'ASL assume 11 impiegati, previsto un altro maxi concorso con 10.000 candidati, notizie che leggeremo poi all'interno. E poi il terreno delle baracche ora sarà lottizzato a Roseto, mentre a Giulianova Corso Garibaldi non deve essere pedonalizzato. All'interno andiamo a leggere, eccoci qua: Abruzzo 100 milioni per il trasporto pubblico locale, firmato il decreto del Ministero delle Infrastrutture per le anticipazioni riservate alla Regione Abruzzo. A Chieti accesso agli atti dei 5 Stelle sul nuovo reparto di radioterapia. A Pescara animali al gelo, blitz dei nasi in un canile del Vastese, l'intervento dopo la pubblicazione di alcune foto dei cani sui social network. Pescara, Flavio Tosi in Abruzzo, siamo noi il vero argine dei populisti. L'ex sindaco di Verona, ospite di Giulio Cesare Sottanelli ed Enrico Di Giuseppe Antonio, per noi con l'Italia. E ovviamente anche qui si fa il punto della situazione in vista delle elezioni del 4 marzo, ma ormai manca pochissimo. Teramo salva l'Italia dalla paralisi, Burian, con una decisione coraggiosa, prefettura e stradale rimettono in marcia verso il nord i tir bloccati in Abruzzo. La nevicata tra Marche e Romagna ha paralizzato il traffico merci lungo la dorsale adriatica. Temperature da record, oggi riaprono le scuole, la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero in tutta la provincia, il top a Crognaleto con meno 12. E poi riaprono le scuole in tutta la provincia, tranne ad Atri, dove il sindaco ha prorogato la sospensione per oggi. Il sindaco di Montagna non sospende le lezioni, Giuseppe D'Alonso va controcorrente, nessun motivo per chiudere le scuole. Teatro Romano, prima i cittadini, poi il consiglio. Roberto Canzio, coordinatore della Lega, replica ad Alberto ed esalta il ruolo di Teramo Nostra. Per l'ex assessore, quello mostrato nei rendering non sarebbe il progetto approvato all'unanimità nel 2010. La ASL assume altri 11 impiegati. Deliberato il concorso pubblico per gli assistenti amministrativi a tempo indeterminato ed è facile pensare, chiaramente come sostiene lo stesso direttore generale Fagnano, che ci saranno centinaia se non addirittura migliaia di domande per prendere parte al concorso. Via libera dal commissario alla fiera dell'agricoltura, dunque il commissario straordinario Luigi Pizzi ha dato l'ok per l'organizzazione dell'importante evento che si svolge a Teramo ormai da diversi anni. Da Memole a Sant'Anché in un mese appena, Lucrezia Rasicci, candidata all'uninominale per il centrodestra, sembra aver imparato in fretta le regole del gioco. Mariani, Campio Teramo, conta il territorio, anche Mariani, ovviamente, ripeto, siamo a ridosso delle elezioni, ci sono i vari interventi di tutti gli esponenti, dei vari candidati, di tutti i candidati delle varie forze politiche. A Teramo, la sede del Fondo per la Ripresa, lanciata dal candidato 5 Stelle alla Camera, Antonio Zennaro. Cena al Nile, o Nil, credo il Nil, con Marco Rizzo per il PC. Lettera alla diocesi in occasione della Santa Quaresima da parte del vescovo. E poi
andiamo in provincia. Da Caserta a Montorio per truffare i negozianti, rifila una banconota falsa da 100 euro ad un tabaccaio, 28enne campano beccato dai carabinieri. Comunque anche qui sembra evidente che sia falsa la truffa. Il giovane aveva provato a rifilare la 100 euro falsa alla titolare di una profumeria di Montorio, ma senza successo. Si era così spostato in una tabaccheria vicina, dove aveva pagato con la banconota alcuni pacchetti di sigarette. Adiconsum ha anno da ricordare per il numero di pratiche avviate, poi torna nel Teramano la giornata nazionale Unitalsi. Alba Adriatica, più fondi per le opere pubbliche, modificato il piano triennale grazie allo spazio concesso dal Ministero, nuovo cimitero, grazie alla nuova rimodulazione sarà anticipato anche l'ampliamento del cimitero comunale. Ancora Alba, ricaricano la Postpay e poi scappano senza pagare, ricordiamo sono stati denunciati due rosetani. Poi scarcerata la Rom che ha raggirato il commercialista, restano a Castrogno i due fratelli indagati per estorsione e stalking. Tortoreto, difenderemo i balneatori che hanno già investito, Monticelli e Pepe partecipano all'incontro di Confesercenti sulla Bolkestein. Lettera, la lettera del prefetto, nessun nuovo centro di accoglienza per i migranti a Tortoreto, dunque è stata fatta chiarezza anche qui. Siamo a Giulianova, non pedonalizzate, Corso Garibaldi, i commercianti mettono le mani avanti in vista dell'incontro di stasera, ricorderemo ai nostri amministratori che è inopportuno ricordarsi di noi solo sotto le elezioni. E poi il comune prepara la commemorazione per i 90 anni dalla morte di Bindi. Al via il nuovo corso dei Lions a Giulianova, e sempre a Giulianova salta l'incontro di Casa Pound, ma per il maltempo Potere al Popolo ribatte al sindaco, le autorizzazioni erano state concesse. Ci spostiamo a Roseto, Di Girolamo pensi ad amministrare bene, Casa Civica risponde alle accuse di trasformismo per l'accordo con Pavone. Se il PD vuole un rappresentante del territorio deve votare per Giulio Sottanelli. E poi secondo appuntamento con la cultura in cammino, incontro domani al centro Pia Marta con Antonio Masseroni e Pasquale Testa. L'iniziativa L'Ex Belvedere e il dancing nel nuovo calendario dedicato a Roseto. Sempre a Roseto, nuova lottizzazione in arrivo a Campo a Mare. Dopo l'ennesima asta andata deserta, prende consistenza il frazionamento del terreno delle baracche. Bilancio, Tari e DUP nel Consiglio Comunale di martedì prossimo. Pontile, Peppe Di Sante spegne le polemiche, nel giro di un mese e mezzo metteremo a punto il bando per, ricordiamo che è stato messo a disposizione 1 milione di euro per sistemare il pontile. Strisce blu gratis nei giorni festivi e abbonamenti agevolati per i residenti. L'amministrazione comunale di Roseto presenta le novità recependo alcune delle indicazioni di cittadini e commercianti. La pagina della cultura, un po' di Teramo alla notte degli Oscar, è nata sull'autostrada 24, la casa produttrice che sta cambiando le regole del cinema USA. Poi Diana, lo stile nell'artificio della vita, moda, quel tocco d'annunziano della Vreeland, rese se stessa un'icona dell'eleganza. Andiamo avanti, arriviamo subito allo sport, bacio e ventola, ok, il Teramo tira un sospiro di sollievo in pratica, attaccante e terzino saranno a disposizione per sabato, bifulco sul gol del Bassano o responsabilità. Kerel, Campitelli, tifosi, il club biancorosso duro con il patron, Teramo non è una piazza fuori controllo, le esternazioni assolutamente destabilizzanti, nessuno può utilizzare gli umori per mascherare gli errori. E poi palla a mano, la pool playout parte bene per l'ASD Lions, battuta a Terraquilia Carpi, la formazione biancorossa vince infatti, ricordiamo, con il punteggio dei 35-31, ci tiene la formazione di Marcello Fonti a conquistare la massima serie della palla a mano e a riportare i colori, insomma, di Teramo laddove compete. Calcio a 7, tante sorprese nella sesta di ritorno, nel girone A cambia la Battistrada mentre nel raggruppamento C la San C7 batte i cugini del Red Blue Basket, il fattore campo si rivela determinante nell'ultimo turno. Infine il volley, impresa del Sant'Onofrio, battuta la capolista, il team camplese vince in rimonta e impone al Giulianova il primo stop stagionale. Bene.
È tutto per quanto riguarda questa prima parte di Prima Mattina. Termina qui la nostra rassegna stampa. Tra poco ovviamente avremo il nostro ospite, però prima la pubblicità. Quando torneremo ci faremo una bella chiacchierata con il vice sindaco di Roseto, Simone Tacchetti, perché ci sono tante novità, a cominciare proprio dai parcheggi a pagamento, ma affronteremo anche il tema dell'area ancora una volta non venduta. Il comune non è riuscito a vendere un'area di oltre 5.000 metri quadri che avrebbe potuto fruttare più o meno 2 milioni di euro e quindi sanare il bilancio. Staremo a vedere e cercheremo di capire che cosa accadrà dunque adesso in futuro. Andiamo in pubblicità, tra poco.